Un cordiale saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la redazione sportiva di FM TV. Anche oggi vi andiamo a raccontare tutte le vicende e gli eventi sportivi delle nostre compagini impegnate sul territorio. Partiamo subito con il calcio, andiamo a raccontarvi della Ferbana che nell'ultimo turno è riuscita a fermare la capolista Vicenza con 1-0 a Recchioni. Una Fermana sontuosa blocca la capolista Vicenza sullo 0-0 e alla fine rimpiange la mancata vittoria che avrebbe meritato ampiamente per quanto fatto vedere nei 97 minuti di gioco. La prima emozione arriva dopo appena 5 minuti e la regala ad Angelo che ci prova con un ambizioso tiro dai 40 metri che mette i brividi a Grandi che nell'occasione si trovava fuori dai pali. La Fermana insiste al 23esimo con una splendida azione impostata da Iotti che serve sulla destra De Pascalis. Il suo cross pesca in aria ancora D'Angelo che con un sinistro a volo sfiora solamente il palo. Il Vicenza praticamente non si fa mai vedere per tutto il primo tempo e anche nel secondo il copione non cambia. Al 52esimo infatti Petrucci approfitta dell'errore in disimpegno di Padella e si invola tutto solo verso la porta. Il numero 8 Fermano prova a servire in mezzo Maestrello ma è provvidenziale l'uscita di Grandi che disinnesca così il tentativo canarino. Gli ospiti non danno segni di vita e iniziano a innervosirsi, tant'è che il direttore di gara è costretto ad intervenire con un cartellino rosso sventolato verso la panchina vicentina e la Fermana, da un calcio piazzato a poco dalla fine, battuto da D'Angelo, mette ancora una volta i brividi alla retroguardia biancorossa, ma il bel cross del numero 10 gialloblu sfila in mezzo all'aria senza che nessuno lo tocchi. Il Vicenza ci prova nel recupero ma non va oltre due angoli consecutivi senza esito e così dopo 6 minuti di recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia con i canarini che vanno a raccogliere il meritato applauso dei propri sostenitori soddisfatti della prestazione ma non per il risultato perché la vittoria infatti sarebbe stata il giusto premio per Urbinati e compagni. Grande prestazione dai dei ragazzi, devo fargli veramente i complimenti perché... prestazione quasi perfetta, è mancato il gol per renderla proprio perfetta al 100%, però quasi perfetta, non abbiamo concesso nulla, non mi ricordo un tiro in porta che ci abbia impensierito, non hanno mai dato l'impressione che ci potessero fare gol, quindi merito dei ragazzi che a livello tattico sono stati concentratissimi, in più abbiamo creato anche le nostre occasioni e abbiamo fatto vedere anche delle giocate incredibili, perché mi viene da pensare al pallonetto di D'Angelo nel primo tempo, era una grandissima giocata, un triangolo con Rabona, cioè veramente bravi, bravi, bravi. Se va dentro non lo so, posso arrivare pure fino al Duomo a piedi, quindi però non è andata dentro, quindi no, è stato distinto, sì. Pienamente distinto, poi come mi sono girato non scendeva più. E niente, purtroppo è scesa fuori. Comunque sono giocate, io appunto mi rivedo in quello che più o meno ho fatto oggi, cioè nel senso giocatore estroso, giocatore che forse la pecca di andare a tratti, però alla fine in questa categoria ci può stare. Voltiamo pagina ora e passiamo al basket, vi andiamo a raccontare della poderosa pallacanestro Montegranaro che è riuscita nell'impresa di battere all'ultimo respiro la Pompea Mantova. Un altro rush finale vincente per l'ex Electrolyte che stavolta la vittoria se la prende di forza all'ultimo respiro sul parquet di Mantova. Eppure non sembrava una giornata di grazia per la poderosa, stordita in avvio dalle danze di Luson e Gersetti che spingevano gli Stings a un rapido più 8. I gialloblu girano a vuoto ma l'ex di turno Cucci, dominante nel primo tempo, a suonare la carica con due dei suoi triple a rimettere in carreggiata i gialloblu sul finire di primo quarto, anche se Mantova sembra controllare senza affanni. L'ingresso di Maspero per uno spento Clark da nuovo slancio per una di casa che sul più 11 sognano già la fuga. Nella ripresa Thomas decide di riaccendere i reattori, i suoi 7 punti in apertura di ripresa che portano i gialloblu per la prima volta nella serata al comando, ma anche Clark decide di dare segni di vita e la Pompea riprende quota salendo di nuovo fino al più 9. La poderosa non molla ma non dà l'impressione di mettere davvero paura ai virgiliani almeno fino alla metà del quarto periodo quando la difesa di Cocci di Carlo inizia a togliere lucidità a una Pompea che improvvisamente trema. Marulli firma il nuovo vantaggio a quota 73 quando da giocare restano meno di 4 minuti. La replica la firma Clark con una tripla e un canestro nel traffico che pare mandare i titoli di coda al match. Nessuno può immaginare che invece saranno gli ultimi punti della serata mantovana perché prima Cucci tampona le perdite riportando la poderosa ad un solo possesso di svantaggio.
vantaggio poi Serpilli, mostra ancora una volta la sua glacialità nei momenti topici del match, siglando il pareggio a 30 secondi dalla sirena. La palla per vincere ce l'avrebbe in mano Clark, che però si fa scippare dalla pressione di Cucci, e la XLX Rite rimette in attacco con in mano la palla, che significherebbe vittoria. Coach Di Carlo consegna la rimessa nelle mani di Thomas, passaggio a Cucci che riconsegna la palla nelle mani della star gialloblu. Il tassametro corre, la sirena sta per suonare, la guardia si alza dall'arco e infila nella retina il canestro della vittoria, che sancisce così il terzo successo in fila per la poderosa del neo coach Di Carlo. Devo dire veramente, stasera i ragazzi ci hanno creduto fino in fondo e credo che hanno soprattutto creduto in come avevamo preparato la partita. Volevamo cercare di limitare Clark, essere accorti sull'Oson, e devo dire che i ragazzi, anche se chiaramente come accade con qualche sbavatura, credo che hanno fatto veramente una bella partita. E volevamo dare un'impronta difensiva, credevamo che in questo modo qui potevamo venire a fare un blitz qua, e piano piano devo dire durante la gara i ragazzi ci hanno creduto sempre di più, e devo poi dire che questa attenzione difensiva ci ha consentito di andare in attacco e di distribuire con, secondo me, discreta qualità le responsabilità. Dunque siamo andati inizialmente molto con i lunghi, poi dopo abbiamo cominciato ad attaccare con i piccoli, abbiamo infine aperto il campo con Serpilli giocando sostanzialmente con quattro esterni e un lungo, e abbiamo alternato un po' di zona, e queste cose qui secondo me stasera ci hanno aiutato molto. Sapevamo che Mantova era una squadra molto ostica, una squadra molto fisica, e per gran parte della partita insomma l'abbiamo anche subito, e però come vi dicevo prima capivamo che la partita piano piano si poteva mettere sui binari che volevamo, e poi onestamente Thomas alla fine ha fatto un numero pazzesco, un tiro allo scadere che ci ha regalato la vittoria. È anche vero che diciamo così sul pari è sempre complicato mettere quel tiro, però forse magari pesa un po' meno, no? Dico che magari essere sul meno uno, sul meno due, però onestamente ha fatto una roba importante. Per cui niente, adesso ci aspetta un doppio turno casalingo, mercoledì con Caserta e domenica con Urania, cominciamo una volta e cominciamo ad entrare in un momento delicato, per cui capirete che per noi la vittoria contro Caserta potrebbe realmente valere doppio. Rimaniamo sul basket e andiamo a vedere le immagini dell'altra realtà cestistica veregrense, ovvero la Sutor premiata a Montegranaro, che è uscita sconfitta nel derby casalingo contro la Virtus Rossella Civitanova. La Sutor stecca ancora l'appuntamento con la vittoria, capitolando davanti a una bombonera soldato contro una gagliarda Virtus Civitanova, che nell'ultimo quarto riesce a dare la spallata decisiva al match grazie all'esperienza e alla qualità del suo roster. Dopo la sconfitta al photo finish di domenica scorsa contro Cento, la Sutor era chiamata ad un pronto riscatto di nuovo sul parquet amico per l'ennesimo derby marchigiano contro la Virtus Civitanova. Medesimo umore per i ragazzi di Cogito Vinzioli, che seppur privi di un elemento importante come Masciarelli, hanno fatto di tutto per invertire il trend negativo che li vedeva reduci da tre sconfitte rimediate negli ultimi tre turni. Il quintetto iniziale schierato da coach Arpella è sceso in campo, composto da Caverni nel ruolo di play, con il duo veregrense Lupetti, Ciarpella ai lati, e da De Giro sotto le planche il solito Panzieri, ma con la novità Palmieri. Inizio di match un po' rallentatore in fase realizzativa, ma poi la struttura inizia a macinare con i canestri di Lupetti prima e Panzieri poi. Grazie ad un buon impatto sulla gara di Caverni, i gialloblu piazzano il primo vantaggio del quarto di più 5, ma Civitanova si sveglia e inizia a prendere le misure a canestro. A 4 minuti dal termine del primo periodo, l'ex di giornata Valerio Moroso piazza la triple del sorpasso sull'11-13, che dà vigore ai suoi compagni, che con Alessandro e Valasciani iniziano a prendere il largo. Polonara con una bomba prova a metterci una pezza, portando la Sutor sul meno 5, ma la Virtus risponde prontamente, riuscendo così a concludere il primo quarto sul 17-24. Il secondo periodo comincia con la tripla di Lupetti, che dà ossigeno alla Sutor. Civitanova risponde, ma un indemoniato Villa dà la scossa ai suoi, andando a prendersi la scena e servendo dopo poco meno di 4 minuti di gioco la palla, che ancora una volta Lupetti capitalizza con la tripla del meno 3, che costringe coach Domizioli al time out. La Sutor continua a tenere il piede tenuto sull'acceleratore e prima guanta gli ospiti e poi li sorpassa sul 30-28 grazie ancora a Villa. Civitanova risponde con l'ex Sutorino Moroso e così si gioca punto a punto fino
fino alla fine del primo tempo, che termina 34-35 dopo due tiri liberi realizzati da Panzieri. La seconda parte di gara si apre con i canestri di Alessandro e Panzieri, ma poi è una tripla di Vallasciani a sganciare il 37-41. La premiata tiene botta e Polonara risponde alla tripla di Alessandri, ma la Virtus ne trova subito un'altra con Pierini e scappa sul più 6. La spalla d'ospite viene ammortizzata ad una pronta risposta dei Peregrenzi, ma la Virtus riesce ad allungare sul finale di periodo grazie ad una tripla di Valerio Moroso che timbra il 57-52 sul finale del terzo quarto. Negli ultimi 10 minuti di gara, ad iniziare meglio sicuramente la Virtus Civitanova, che con Alessandri prima e Trapani poi confeziona nel più 11. Coach Arpella ricorre subito al timeout e a rientro Lupetti trova la tripla che ridà fiato al gialloblu. La Virtus Civitanova però non ne vuole sapere di farsi raggiungere e continua a tenere a debita distanza i gialloblu, che provano a reagire, ma se non con qualche colpo di Lupetti non riescono proprio a rimanere con il fiato sul collo dell'avversario, che amministra il cospicuo margine di vantaggio conquistando nell'ultimo periodo, fino al suono dell'ultimo periodo che decreta la vittoria della Virtus Civitanova per 75-70. Perde ancora la premiata, che adesso è chiamata ad un'altra difficile prova tra 7 giorni sul parquet della Raggi Solaris Faenza, una sfida che classifica alla mano assume un valore importantissimo, soprattutto in chiave salvezza. Francesco, sulla carta si presentava come una sfida molto dura, considerando il valore dell'avversario che oggi andavamo a affrontare. La Sudor fino al terzo quarto è stata completamente in partita, forse poi una partenza nell'ultimo periodo un po' stentata, e poi negli ultimi istanti c'è stata una reazione che questa volta non è bastata. Sì, purtroppo abbiamo preso troppi break all'interno della partita. Facciamo 2 o 3 minuti di pallacanestro che ci eravamo detti di voler fare, quindi correndo, difendendo, mettendo le mani addosso, mettendo in difficoltà quelli che erano i loro giocatori di maggiore esperienza e anche più importanti per loro, a momenti in cui invece non rispettavano il piano partita. Sono stati anche bravi alcuni dei loro giocatori, diciamo che di solito non danno tutto questo apporto da un punto di vista offensivo, invece oggi a uscire. Sicuramente dobbiamo fare dei passi in avanti. Abbiamo fatto una settimana di lavoro super. Quello che spiace è che non si sia visto oggi sul campo. Un po' per chi ci viene a vedere, un po' per noi stessi. C'era bisogno di una vittoria, di una prestazione di un certo tipo. E ci siamo allenati in modo tale da poterla fare sul campo, ma non siamo riusciti, ecco, a dare il meglio di noi oggi. Ora le sfide si fanno molto pesanti, soprattutto per chi è invischiato nella zona calda della classifica. La prossima settimana si va sul parquet della Recchico Faenza, un altro crocevia importantissimo in chiave salvezza. Sì, non so se si può dire, ma ora è il momento di tirare fuori gli attributi, di far vedere che siamo una squadra, di far vedere tutto il lavoro, come ho già detto, che facciamo in settimana, perché è tanto e ci meritiamo di non essere nella posizione in cui siamo. Sappiamo che sarebbe stato un campionato difficile, ma vogliamo fare meglio, dobbiamo fare meglio per noi, per i tifosi, per lo staff, per tutti. E oggi, secondo me, non è stata sufficiente la prova della squadra e vogliamo rifarci, sì, a Faenza, è un campo tosto, una squadra che si è anche rinforzata, ma non dobbiamo pensarci, dobbiamo pensare a noi stessi, andare lì per vincere la partita. Grazie Francesco. Grazie a voi. Passiamo ora al Porto Sant'Elpidio Basket, che non riesce a venire fuori dal tunnel delle sconfitte, perdendo ancora una volta a domicilio contro la Recchico Raggi Solaris Faenza. La Recchico esordisce nel migliore dei modi nel girone di ritorno, conquistando punti preziosi in casa di Porto Sant'Elpidio. Il segreto della vittoria è stata l'ottima prova del collettivo, attento a limitare le palle perse e bravo a farsi trovare sempre pronto a girare il pallone nella maniera corretta, mostrando quell'atteggiamento che l'aveva portata a disputare buone partite prima della pausa natalizia. Anche il tabù trasferta è stato in qualche modo infranto, perché nelle Marche è arrivata la seconda vittoria lontana da Faenza. Ora l'obiettivo degli emiliani è continuare su questa strada e vincere domenica in casa contro Montegranaro per conquistare un filotto di 2 vittorie consecutive, striscia mai conseguita in stagione. La Recchico entra in campo con il giusto atteggiamento e parte con un perentorio 8-1, trovandosi però pochi minuti più tardi avanti 10-9. Un recupero che non influisce nella mente dei giocatori, bravi a restare concentrati e a seguire il piano partita. Sotto canestro sgobba da
punteggio a suon di punti, e decisiva è anche la difesa, aggressiva e sempre puntuale. Il primo quarto termina 21-13 per la Raggi Solaris, che rientra poi in campo ancora con maggior determinazione, iniziando a segnare da 3 punti, 2 triple di Rubini e una di Sgobbia, propiziano il 43-27, vantaggio diminuitosi fino al 45-34 all'intervallo. Anche in questo caso l'Arechico non subisce il contraccolpo e infatti spinge sull'acceleratore, aumentando l'intensità e colpendo in velocità con zampa, ottimo nel rubare palloni e spezzare gli equilibri. Tutto il collettivo gira a meraviglia, mantenendo un tranquillo vantaggio intorno alla doppia cifra, ed è cinico quando al momento giusto piazza il colpo del KO, borsato come antisportivo proprio su zampa. La guardia segna entrambi liberi, poi Tiberti segna il canestro del 73-51, chiudendo così i giochi con largo anticipo. E con quest'ultimo servizio abbiamo concluso la nostra puntata. Diego Pierluigi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana e vi augura una buona continuazione con la programmazione di FM TV.